Circa 250 accessi al giorno al pronto soccorso, la maggior parte dei quali per codici bianchi o verdi. Un'estate calda per il Vito Fazzi di Lecce, che rispecchia quanto stanno vivendo anche gli altri nosocomi della provincia. Casi quindi che potrebbero essere risolti da medici di base o guardia medica e che invece aumentano il carico di lavoro negli ospedali, già alle prese con diverse urgenze e il ritorno del Covid. Abbiamo 36 posti letto occupati da pazienti Covid. Il Covid oggi morde di meno per la sintomatologia, ma sono sempre 30 posti letto che sono occupati e che ovviamente mandano spesso il pronto soccorso in sofferenza, perché il problema del pronto soccorso non è tanto l'erogazione di prestazioni, quanto puoi collocare i pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati. Un'iperaffluenza in tutti i pronto soccorso che medici e operatori sanitari riescono comunque a gestire. E per ringraziare tutti loro del lavoro svolto in queste settimane difficili, il direttore generale dell'ASL di Lecce, con i rappresentanti dell'Ordine dei Medici, degli Infermieri e il segretario regionale FIMG, si sono recati al pronto soccorso del Vito Fazzi e successivamente a quello di Galatina. Siamo qui innanzitutto per ringraziare gli operatori per il gran lavoro che fanno in questi giorni difficili. La popolazione è raddoppiata sull'intero territorio provinciale grazie al turismo, però i servizi ovviamente sono sempre quelli, se non addirittura con maggiore sofferenza, perché tutti hanno diritto anche a farsi le ferie. Stiamo cercando anche di andare incontro alle esigenze dei pazienti in questa estate anomala, con un caldo torrido, con il Covid che è tornato, con la gastroenteriti che sono tante, ma crediamo che stiamo riuscendo a dare comunque una risposta abbastanza valida sul territorio. Ed inizio giugno l'Ordine degli Infermieri sta facendo un particolare lavoro di monitoraggio per coprire le assenze estive. Abbiamo fatto circa 135 sostituzioni, abbiamo anche con la delegazione trattante incentivato alcune unità operative, tra cui pronto soccorso e 118, anche prevedendo un'indennità aggiuntiva.